Posso salutare? Hello guys, welcome everyone, good evening. Sorry for late guys. Buonasera a tutti, ciao belli. Scusate per il ritardo, ho avuto un contrattempo personale, però per fortuna è andato tutto a buon fine. Benissimo, salutiamo subito Destroy. Ciao Salvo, salutiamo Alono Body, welcome bro. Ciao Aski, ciao Valerio, benvenuto. Bene. Ciao Dani, benvenuto in chat. Ringraziamo subito Stefano con le 2 euro. Grazie Ste. Eccole qua che arrivano sullo schermo. E salutiamo Honor Top Gun Tournament. E salutiamo anche Gianni, Don John, che con 5 euro. Grazie Gianni, partiamo subito alla grande stasera. Onorevoli, buon torneo a tutti. Grazie ancora Gianni. Grazie, grazie, grazie. Iniziamo subito con le donazioni. Grazie ragazzi. Bene. Ciao Roby, benvenuto. Siamo 7, siamo ancora pochi in live. Adesso vedo 8, piano piano cresceremo. Allora ragazzi, vediamo velocemente i risultati di ieri. Possiamo ammirare la nuova grafica del nostro maestro Simone Tsunami. Spettacolare, a dir poco. Quindi abbiamo visto ieri, per quanto riguarda la categoria Gold, i mordi contro i Jekylls, 45 a 76 il risultato di andata, 50 a 75 il risultato di ritorno. Poi abbiamo visto gli Immortals contro i Mini Executor, 86 a 35 andata, 81 a 57 ritorno. Ed infine abbiamo visto i Sexy contro gli Old Guys Rule, 100 a 16 l'andata e 87 a 39 il ritorno. Per quanto invece riguarda la categoria Silver, abbiamo visto le Ladies contro Legalize, 90 a 88 l'andata, 30 a 99 il ritorno, i Wolfpack contro gli ITV, 100 a 12 l'andata e 100 a 10 il ritorno per un uso di un ban, ora non ricordo quale, però i ragazzi hanno usato un ban e quindi automaticamente hanno perso la partita a tavolino a 110. Infine abbiamo visto come ultima partita i Saw contro gli Old Boys, 89 a 100 l'andata e 96 a 39 il ritorno. Bene, dopo aver visto insieme i risultati di ieri, godiamoci il programma di oggi, quinta giornata della fase a gironi ad eliminazione diretta. Altro aspetto spettacolare grafico del nostro amico Simone Tsunami. Lo abbracciamo, grazie ancora, Simo. Spettacolare. Quindi, ragazzi, oggi vedremo per quanto riguarda la categoria Gold, i Mini Executor contro i Mordi, gli Old Guys Rule contro gli Immortals. E i Jekylls contro i Sexy. Per quanto invece riguarda la categoria Silver, vedremo gli ITV contro le Ladies, gli Old Boys contro i Wolfpack ed infine gli Legalize contro i Saw. Sempre chiaramente ricordatevi andata e ritorno, totale 12 partite. Continuiamo con i saluti. Ciao Ricky Venom, benvenuto. Buonasera a te. Ciao Angela, buonasera a te, benvenuta. Ciao Vito, benvenuto. Ciao Pino, salutiamo il nostro presidente, benvenuto, buonasera a te. Bene ragazzi, io passo la parola ai miei colleghi, dopodiché possiamo iniziare questa giornata, questa quinta giornata della fase a gironi a eliminazione diretta. Passo la parola a loro. Parto io, Dani. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Bonsoir, good evening, salam aleikum. Benvenuti all'ultima giornata di girone per la chiusura di questa sezione del torneo che ci Salutiamo porterà. Shadow che ci dona 2,50 euro. Te? Ecco qua, Shadow, ciao un grande Shadow. saluto. Asco sempre birichino. Niente, ragazzi, signori. Ultima giornata di fase gironi dei super tornei del nostro
Top Gun Tournament. Con questa sera si decideranno effettivamente le squadre che passeranno alla fase delle semifinali. Praticamente, ragazzi, siamo quasi, quasi agli sgoccioli. Le semifinali già porteranno comunque una situazione più chiara e decisa di chi Ave, probabilmente ave. arriverà a poter vincere i super premi messi in palio in questo torneo. Ciao Katrin, E benvenuto. Ciao niente, Alex, prepariamoci benvenuto. probabilmente a una serata fantastica di gaming, partite Ecco al qua. cardiopalma perché Grazie ancora, molte Shadow, per il decisive per la classifica. 2,50. Grazie a tutti. Vai Danilo, ti lascio la parola se vuoi. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Salutiamo l'orata al forno con cotone, zucchine, carote, patate, che va a mangiare a Cesare stasera. E niente, salutiamo Pino, Aschi, Shadow. Ciao Shadow! E niente ragazzi, Feso. E tutti quanti, ragazzi, vi saluto tutti. Questa sera avremo altrettante partite interessanti. Ciao Feso, benvenuto. E che dire, buon game a tutti. Grazie, Il Pino. Vai, Coppino, presidente! vai. Il Jordan ha ricevuto Vai, l'abbonamento. no, ecco qua, anche Ivan, benvenuto nella mia crew. Grazie E va Pino, bene. grazie. Ancora uno, ragazzi, lo ricordo, così sblocchiamo l'altra emoji. Che sicuramente arriverà martedì. Nel frattempo, ringraziamo il presidente. Volevo festeggiare. Scusi, Cesare, Ringraziamo il vai. presidente per aver regalato ad Ivan un abbonamento. Bene, quindi ragazzi, dicevo, categoria Gold. Mini Executor contro Morti. Partita di andata sulla mappa Tlensk, ci mancava. Partita di ritorno sulla mappa Ship. Mancava. Prima di iniziare, ho da farvi, come al solito, io personalmente un paio di domande. Innanzitutto, come si vede e come si sente la live, prima di tutto. Fatemelo sapere in chat, gentilmente, grazie. Seconda cosa, volevo chiedere forse ad Ale, Berse, con non so, a Pino, non so chi di voi si è occupato in prima persona di questo fatto qua, vi ha risposto qualcuno dei device per quanto riguarda i bug e i problemi che abbiamo avuto ieri sulle partite? Domanda. Mi fate sapere in chat gentilmente. Grazie. A che ora giocano i suoi? Domanda la Salvo, per Dio, che è il capitano. Allora, si vede benissimo l'audio. Ok, perfetto. Questo è assodato. Grazie Roby per la tua risposta. Quindi, qualcuno vi ha risposto da Panzerdog per i bug che abbiamo avuto ieri? Perché non vorrei che si ripresentino oggi. Se qualcuno dalla chat mi risponde gentilmente. Hello! Ci siete? Bella. No, mi ha risposto, lo farà Allora, lunedì. Perfetto. Lo farà lunedì, quindi RIP. Benissimo, ciao. Quindi sicuramente ci saranno bug anche stasera. Benissimo, quindi iniziamo. Stefano, vuoi andare ad avvisare i ragazzi? sì, certamente, vado subito. Grazie. Nel frattempo riscattiamo sempre qualche premio.
giusto qualche milione di mod d'oro. Scusate se poco. Stai andando, Stefano! Ecco qua. Lo sappiamo. Il problema è che non è ancora weekend. Domani parte il weekend, per Dio. Speriamo di vederle tutte stasera le partite. E c'è la scoteca. Fanno il pre-weekend. Ecco qua. Ho Sì. detto rip. Beata allora. Bye bye, bled. Ok, c'è il giocatore di squadra. Bianca, welcome, sister. Troppo chino per me di game. It's dance, bled. Hello! We have a game, maybe. Ok, let's go. Vediamo subito Tony Maoni sulla borsa. Executor contro Morti, lo ricordiamo. Bandos con Diana. Viene ucciso da Yarrago. Ragnar. Dove va? Prendi la borsa, per Dio. Tony Maoni la recupera. Anonimo di supporto. Bandos lancia una torretta. Rip con Rotogun JB. Uccide Ragnar. Ancora Anonimo su Genius. Rip uccide Neo. Vediamo Gabober. Eccolo qua con David Iniettore, penso, sì, su Yarrago. Tasket con Sniper. Viene ucciso da Yarrago, ma muore per mano di Tony Maoni. Neo con Zloy Fumo, decimo talento. RPG, scusate, roba bombine. Landau. Airstrike, che uccide Neo. Macchina. Gabober! Però la difesa degli Execute, dico bene, è al momento impenetrabile. Tasket recupera la borsa. Vediamo Riff spruzzato con l'MGL, ovvero lo sparapatate. Ancora Neo con Zloy Fumo. Landau che non va a buon fine. Neo sugli avversari. Uccide Bandos. Genius uccide Anonimo. Ottimo posto. Genius uccide Sasuke, recupera la borsa. Bandos viene ucciso da Yarrago. Ottimo push da parte dei morti qui. Vediamo, scusate, Genius se ne va con la borsa. La recupera e la porta in base, schiacciato da Gabober. Possesso della borsa attualmente per i morti. 27 a 46 attualmente il risultato a 1 minuto e 45 dalla fine della partita. Ragnar, RPG, che prende Tony Maoni. Rip, Sasuke e Bandos con Anonimo sulla sinistra della mappa. Buone VGL da parte di Rip. Sasuke uccide il mio. Yarrako MP, ancora Rip con l'MGL. RPG che non va a Airstrike che non fa danni. Bandos uccide due dei suoi, quindi possiamo dire praticamente che il push è annullato. Tasket contro Yarrago non riesce a scappare, viene ucciso dallo stesso. Ancora Genius sulla borsa, spruzzato da Gabober. Vediamo
l'MGM, contrastato da Landau, ancora anonimo, la borsa manda in seconda l'Italia a Ragnar. Lo tesera, però Ragnar va fuori anonimo e Bandos, facendo rimanere la borsa nella loro base. Attualmente possesso per i mordi della borsa. Push dal lato destro della mappa, da parte di Einstein, che non va a buon fine. Ragnar anonimo su Genius lo uccide. Anonimo uccide due di loro, ma viene fatto fuori da Yarrag, che recupera la borsa. Neo in avanscoperta con Sharon, viene spottato da Bandos, che si piana. Airstrike di Sasuke, che uccide Ragnar. Ancora Genius su Sasuke, vittoria per Mordi. Vediamo i capi, vediamo anche il kit denaro da 3,50 euro. Vediamo i capi: Tony Mahoney con Dutch Rotogan, iniettore, Landau e adrenalina. Giocatore di valore Genius con JB, Shotgun, Rotogan, Landau e adrenalina. Ed infine Yarrago con Moses, Rotogan, Macete, adrenalina e granata MP. Risultato finale 83 a 55 per i morti. Vediamo le statistiche: Genius con 47 punti, 3 kill, 3 morti, 3 assist. Yarrago 13, 9, 5, 2. Neo 11, 11, 8, 0. Ragnar 6, 6, 6. Che brutto numero questo, 5. Warlock 2, 2, 5, 11 assist. Dall'altro lato vediamo gli Executor con Sasuke, 19 punti, 7 kill, 6 morti, 7 assist. Tony Mahoney 18, 2, 7, 13. Rip 9, 9, 6, 4. Anonimo 7785 ed infine Bandos 1181. Vittoria per i morti. Bella partita questa, quella iniziale. Sì, sì, assolutamente. Abbiamo iniziato con il bot. Assolutamente, anche perché sono comunque due belle squadre. Poi i morti da il fatto che ieri sera hanno perso un pochino di punti e sono un filo calati in classifica, si vogliono rifare. Di tre cose, ecco, era certo Einstein: i missili di Snake sulla borsa ad inizio partita, e sugli altri due aveva ancora dei dubbi. Ecco qua. Good push, ecco. With Zloy. Più più Pino. Ecco qua. Non miss in defense. Don't forget to push the like button, guys. Thanks all. Ah no, questo è Nightbot. Ok, dicevo. È strano che qualcuno. Il Nightbot. Bene, ragazzi, quindi adesso vedremo le stesse squadre. Dani, stavi dicendo qualcosa? No, niente. Magari se partono subito, vabbè. Se no, magari ricordavo il discorso che c'era la distanza tra i morti e. Questa che squadra, scusami, Mordi contro Mini Executor. Tra i Mordi e Mini Executor era il terzo e quarto, giusto? Come posizione in classifica, come scontro? No, tecnicamente ieri praticamente ci fu, Dani, lo scontro fra i The Jackal e i Mordi, che se non ho capito male vinsero The Jackal. Difatti The Jackal sono quarti in classifica. Però in ogni caso, con stasera, a dividerli sono comunque 40 punti. Quindi tecnicamente, adesso come adesso, sono ritornati quarti in classifica, i Mordi. Combattuto. Questa sera, sì, Dani, questa sera c'è la matematica a doverci supportare, perché sono tutte... Punto su punto, diciamo. Esattamente, Dani, sono tutte molto vicine. Quindi le squadre sono avvisate, ragazzi. Stasera ogni punto, ogni kill è importante, mi raccomando. Presidente, ogni partita regala un abbonamento. Ecco qua. Vi sta andando bene, Giorgio. Ecco, quindi ancora, ragazzi, Mini Executor contro Mordi nella partita di ritorno sulla mappa Ship. Dico bene, maestro? Assolutamente. Bene. Vai con la musica.
Vai con la musica, vuoi andare a fare un salto senza farsi male? Guardo! Grazie, lei sì che è un signore. Mamma mia, Pino! Oh, Lux, vi Pino? Sta andando bene! Mamma, la provocazione di John è incredibile! John! Ragazzi, like, mi raccomando, che non costa like, niente. Ragazzi. Don't forget to hit the like button, guys. Vaffanculo. Fate cliccare pure alla nonna, mi piace, alla zia, alla sorella, al cognato. La nonna, la trizzavola, se forse c'è. Shut la pigien, Cristiana, dappertutto. Pure in mezzo alla strada. Dove vi trovate? Nel pub. Fatelo spingere il pulsante, mi raccomando. Non fate i maliziosetti in chat, eh? Ma. Ale! Stasera ci sei per un po' di telecronaca anglosassone? Ale? Oh. Ragazzi, qua la semifinale ci dobbiamo organizzare. Ma Lux! Ci vuole... Lux, buonasera! Buonasera. Lux. Ciao, Ciro! Mo, Ciro! Ciro, buonasera! Benvenuto. Beh, è un po' strana questa pausa, eh? Sì, non lo so, cioè vedo che ora finisco di lavorare, se riesco volentieri. Va bene, Ale, nel caso ti aspetto. Tac. Vai con l'aria, vai. Vai con l'aria, vai. È partita? No. Ah, ok, penso che la partita. No, vabbè, detto... stanno organizzando i loadout perché da una mappa aperta stanno passando a una chiusa, quindi può essere, insomma, che si stiano organizzando con i loadout. So, we have a game, guys. Let's go. Mamma mia, gli spogli se... dai, che vai, rilogico. Vai, mappa bello. Ship. John, ancora mordi sempre. Contro mini executor. Let's go. Ice strike, ha fatto il salto. Rip, MGL. Ice strike, vediamo che uccide Rip. Anonimo, cade per mano di Ragnar. Passato. Ancora mio. Dar fastidio alla squadra nemica. Tony Mahoney con Sasuke, Rip e Bandos in avanza aperta, Bandos con Sloy. Fumo dalla live, ho sentito un petardo. Nio recupera la borsa. Oh, bella risposta dei morti qui. Attenzione, il mini executor in 3 sulla borsa. Nio, oh, Nio contrasta l'attacco di Nio. Nio, Neo, Nuo. Quanto sa che ce l'ha fatta? Che bravo, Nino. Bene, possesso della borsa da parte dei morti. Vediamo con questa volta Sharon sulla destra della mappa. Buona airstrike da parte di Nino, che uccide Tony Mahoney e Sasuke. Draco uccide Bando, Slip con Sharon. Uccide Ragnar, ma viene ucciso da Nino. Vediamo Anonimo per Moses. Tony Mahoney uccide Yarrako e il suo compagno di squadra Landau, che non va a buon fine. Ancora Tony Mahoney con MP. Buona strike qui, peccato. È andato sul respawn, quindi non ha ucciso praticamente nessuno. Rip uccide Ragnar con l'MGL. Bandos. Dai, strike. Ottimo push qui degli in executor. Ancora Rip contro Ragnar, ricarica, ma viene fatto fuori da Ragnar, che porta in salvo la borsa con Diana. Smart Bomb che viene annullata dalla difesa di spirita antica. Yarrako uccide Bandos,
Neon. Rip uccide Warlock con l'MGL. Neo uccide Starset con Airstrike e Genius fa fuori Tony Mahoney con il Rotogun. Rip rimane da solo al momento, supportato da Anonimo. Dietro vediamo Bandos, ancora Tony Mahoney dalla stanza della mamma a bruciare. Yarrago viene fatto fuori da Tony Mahoney. Pessimo push qui da parte degli Executor, purtroppo si uccidono. Airstrike di Dion su Rip che è alla meglio. Ancora vediamo dalla sinistra il push della squadra. Executor, Neo uccide Anonimo, Genius su Tony Mahoney. Qua si va con tre Rotogun, ragazzi, quindi c'è poco da scherzare in questa situazione. Però che capita in mezzo a due proiettili. Ancora Sasuke, questa volta con JD Sniper, uccide Yarrado. Sasuke uccide ancora Warlock, qui uccide Neo. Sono pronti gli Executor a pushare, recuperano la borsa con Bandos e viene spruzzato da Tony Mahoney. Questa situazione con David Booster anziché Touch. Dietro vediamo Neo che uccide e scompare avendo ucciso Tony Mahoney. Vediamo se può recuperare la borsa senza aspettare la sua squadra. Invece no, rimane lì ancora. Viene spottato dall'MP nemica. Vediamo ancora Neo, viene ucciso da Sasuke. Rip viene, Rip uccide Yarrath. Warlock uccide Ragnar. 96-42, attualmente il risultato per i mordi. Anonimo in avanti aperta, Taser a Genius lo fa fuori. Yarrath ha la meglio su di lui. Possesso della borsa per quanto riguarda gli Executor, ovviamente. Gabober uccide Sasuke con un Landau. Ancora Gabober con Owen. Recupera la borsa Gabober. Se ne va. Va via. Se ne va. Ancora. Schivata. E porta la vittoria a casa. Vediamo i capi. Warlock con David, PTU, iniettore, adrenalina e Landau. Giocatore di valore Neo con Snake, Rotogun, Lupara, Airstrike e adrenalina. Ed infine Ragnar con Diana, Shotgun, Lupara, difesa missili e adrenalina. Risultato finale 100-57 per i morti. Vediamo le statistiche. Neo con 40 punti, 14 kill, 4 morti e 4 assist. Ragnar 39-3-5-4. Yarrako 8-9-6-7. Warlock 7-4-6, 17 kill, non po- 17 assist, pardon, non poche. Genius 5-5-8-8. Dall'altro lato vediamo i mini Executor con Bandos 28 punti, 0 kill, 7 morti e 1 assist. Rip 9-9-7-2. Anonimo 8-8-11-5, Sasuke 5-5-6-1 e infine Tony Mahoney con 5-5-8-13 assist. Vittoria per i mordi. Quindi 1-1 penso. No, 2-0 penso. 2-0 per i mordi? Sì, infatti, sì, perché Stefano diceva prima che i mordi grande sono... grande prova dei mordi, direi. Sì. Sono una squadra che sono una squadra che potrebbe veramente insidiare anche per verso le semifinali, potrebbe dare fastidio. Sì, molto. Sì. Stefano in vocal? Sì, sono qua. Non ti sentivo parlare. Bene ragazzi, rivediamo il programma odierno, quindi ancora un grazie alle grafiche di Simone Tsunami. Grande Simo. Che stasera mangiare con amici a fare il maiere. Ecco. Tanto ci ha detto che ci sta sentendo, quindi Simone sei... ci sta sentendo. Mangia pure per noi, sporcaccione. Benvenuto Ivan.
hai preso l'abbonamento a gratis dal presidente? Mamma, mi si non scrocco un Ivan. Ivan, è un abbonamento che devi mantenere, ricordatelo. Mi raccomando, Man, Ivan, man. Quindi man, adesso Ivan. Vedremo Old Guys Rule contro Immortals. Categoria Gold. Tech. Eccoci qua, Tech. La seconda partita del gol. La grafica di Simone Tsunami. Mamma, è ipnotica questa grafica, eh? Che dici? Cioè... Sì. È molto bella, anche quella del Silver comunque. Vabbè, ma tutte le grafiche che fa Simo è un maestro, sì, per Dio. Quindi, ragazzi, avevamo detto Old Guys Rule contro Immortals. Bella tosta, secondo me, saranno... Belle toste saranno queste due partite, perché abbastanza. Sono belle squadre che danno un botta e risposta, insomma. Bene, quindi vedremo queste squadre, ragazzi, scontrarsi nella partita di andata sulla mappa Station, nella partita di ritorno la mappa Tlensk. Bene. Exactly. 148 punti per qualificarsi. Ho detto exactly, come mai non hai detto oh sì, ok, qualcosa come quando ti dico confermo? Perché non l'ho sentito. Ecco qua. Hello, Yarrako, welcome, bro. Hello, Gabober. Finalmente Gabrober. Il mio amico Gabober. Ciao, dillo completo, Dani. Dillo completo. Fammelo dire, scusa, Cesare. Vai, Danilo. Fammelo. Ciao, Gabober. Ciao. Moga Bobe! Stefano, vuoi andare ad avvisare le squadre? Ma va bene, se me lo chiedi così vado. Grazie, cuore. No. Torno. Nel frattempo riscattiamo. Ciao, Genius. Hello, Genius. Welcome, bro. Hello, guys. Welcome. How are you doing? How are you? Tell me. How are you, Bled? Pino. Ciao, Pino. Pino, stasera giochi, Pino. Rispondimi, Pino. Gabo, Yarrako, Genius, nice game, guys. Yeah, GG, Bled. Yeah, guys, don't forget to hit the like button. Come on, guys. Ma mi rispondi, Pino. Ciao, ciao. Quando l'ha scritto? Non gioco adesso. So, guys, we have a game. Let's go. Old guys, okay, against Immortals. Let's go! Stavo partendo? Sì. Vediamo gli Immortals sul lato destro della mappa. Armsway su Yoda. Ani su Armsway. Ancora Ani su Killer Khan. Dark Chicken uccide Mangé con un colpo di mazzola nei sensi. Vediamo Kineo in base nemica. Ancora Kineo respawna. Uccide Han Solo, ma viene fatto fuori da proprio Picasso. Ancora vediamo gli Old Guys stavolta sulla borsa. Venom uccide Ani e uccide... No, Yoda viene ucciso da Mangé. Proprio Picasso sulla borsa. Uccide Venom con una granata MP. Bella prestazione qua.
Mangé con Snack Sniper. Che è successo qua? È esploso il mondo senza motivo. Diamo Kineo in base nemica con Sharon, questo silenzioso samurai, ma viene spottato dalla granata MP e viene fatto fuori da Yoda. Venom uccide se stesso con un colpo di Landau. Han Solo fa fuori Mangé e Annie uccide Armstrong. Possesso della borsa da parte degli Old Guys fino ad ora. Diamo Dark Chicken con Sharon, la squadra nemica. Sfortunato qua, viene fatto fuori da Mangé. Annie uccide Killer Khan. Venom. Mangé uccide Yoda e Han Solo e recupera la borsa. Che bella doppiata di Mangé. Sì. Gli Immortals recuperano la borsa. Mangé ancora su Dark Chicken. Pablo Picasso con Miro e Fumo. Vediamo quale sarà l'altra speciale. Mi auguro non le flash. Ancora Han Solo che spruzza Annie in Lady Boy. Viene ucciso da Kineo. Han Solo uccide Kineo con la Leymor. Pablo Picasso, questo passo leggiadro con Miro, lancia un MP, quindi MP e fumo su Miro. Tra l'altro Armca. Pablo Picasso con una mina, dimmi se. No, volevo dire Arm con Diana, la prima volta. Kineo uccide Anima, viene ucciso dalla Leymor di Han Solo. Venom, in prima linea. Vediamo qui doppio Miro, Dark Chicken ancora con Miro pelato. Ah no, c'ha i capelli. Kineo viene ucciso Miro. Da Dark Chicken. La voglio la skin di Miro con i capelli. Eh sì, la cosa del clan, quello con la parte dei capelli. Mangé difende la borsa. Han Solo. La recupera. Bel push da parte degli Old Guys qui. Han Solo corre. Con Sharon, penso. Dovrebbe essere e Sharon. Corre? Sì, sì, penso anch'io. Quanta adrenalina c'ha? 18 adrenaline c'ha, per dire, l'ha trovata in saldo. Conosce Vergogna. 150 siringhe. Sharon con iniettore. Attenzione! Sarà il nuovo meta? Non lo sappiamo. Ecco qua. Come non detto. Yoda viene ucciso da Armsway. Venom recupera la borsa. Prende la Leymor che uccide proprio Pablo Picasso. Kineo su Annie, alla meglio. Recupera la borsa Kineo. Tra l'altro, scusa, lo dico. Qui vediamo ormai Harold. Tutti... Vediamo Harold. Dimmi. No, volevo dire, ormai tutti i GB con questa skin svalutata. Cioè... Sì, ma mi stai sfottendo? Una cosa uscita. C'è chi ha speso 2000 euro. Stai sfottendo? Da cosa l'hai capito? Ecco la skin svalutata. Ma non è vero. La vedi? Ecco qua. La vedi? Vediamo. Ecco qua. Metterò la skin da 50 centesimi. Vaffanculo. Dark Chicken. Quella originale. Con il supporto di pelle. Esatto, certo. Io lo faccio, per dire. Allora, Sharon, Dark Chicken con Sharon, Shotgun, Macete, Opticamo e Adrenalina. Mangé con JB, skin svalutata, Frustotto, U10, Landau e difesa missili. Ed infine Killer Khan con David, XL20, Shotgun, iniettore, granata MP e difesa missili. Ammiriamo per l'ultima volta la skin da 20 centesimi. Risultato finale 66-63 per l'Immortals. Vediamo le statistiche. Wow. E non vogliamo puntualizzare, c'è chi se l'è sudata. Ancora skin svalutata. Vediamo Mangé con 42 punti, 10 kill, 4 morti e 3 assist. Kineo 16-8-6-2. Armsway 5-5-5-2. Venom 2-2-6-4. Killer Khan 0-0-6-13 assist. Scusate. Skin svalutata. Dall'altro lato vediamo gli Old Guys con Pablo Picasso, 30 punti, 2 kill, 6 morti e 4 assist. Han Solo 14-6-3-9, Yoda 6-6-4-2, Annie 6-6-6-1,
ed infine a chiudere le statistiche Dark Chicken con 6-6-7-1, vittoria per gli Immortals con la skin svalutata. Posso fare un saluto? Posso fare un saluto? Certo, vai. Hello, Sagati. Oh, Sagati, eh? Hello! È arrivato in volta. Sagati. E naturalmente Sagato, saluto bro, ancora, ancora non l'ho fatto. Hello, bro. Il nostro Pino, ora per sempre, Pino Presidente. Tech. Bene. Benissimo, direi. Perfetto. Un attimo solo che faccio una cosa, velocemente. Beh, se posso faccio anche una cosa veloce, mi lavo i denti. Sì, vai. Perfetto, grazie. Tanto è svalutata, poi rimetto la skin originale su GB, possiamo continuare. Perfetto. E adesso tutti metteranno quello originale. Quindi ancora, ragazzi, vedremo... Old Guys. La partita di ritorno. Esattamente. Indoviniamo tutti il mappa o... Tlensk. No, no. Esatto. Ecco. No, stavo piangendo, guarda ragazzi. Mappa Tlensk. Vai, senti, ma con la manchezza. Vado. Vai. Mappa Tlensk. Partita di ritorno. Comunque, mega partita questa, eh? Sì, bellissima. Bella combattuta. Bella, bella. Speriamo pure la prossima, dai. Uruguayano chiede Cesare. Oh no, dice Sagato. Il tattico latino è Sagato, giusto? Sì, sì. Chiede se Gabbo è portoghese o brasiliano. Uruguay, invece mi sa che è Uruguay. So the Uruguay bled. Now, Gabobber bled. Bantlensk for semifinals. Yeah, bro. Ah, ci penserei veramente a mettere il Bantlensk. Oh my god, fucking Tlensk. Tlensk or bled. Gabobber bled. Esatto, Pino, esatto. Vai mo, vai, presidente English. Mamma English mia, presidente. Il poliglotta tra una pizza e un'altra e un antipasto ci delizia col suo inglese perfetto, grande. Vai mo, vai. Zio Pino. Pino International, oh, International. We have a game, guys. Let's go. Edison Cavani, bravissimo Pino, il matador. Still Immortals against Old Guys. Diamo Venom, Landau sulla borsa. Pablo Picasso recupera la borsa con Owen. Ottimo attacco da parte di Annie qui, che fa fuori tre di loro. Anzolo uccide Kino e Mangeo uccide Dark Chicken. Old Guys possesso della borsa attualmente con Pablo Picasso, Owen, Dark Chicken in avanti con Sharon, Kino la sinistra della mappa con Sharon aspetta la sua squadra. Landau, ancora Kino, viene ucciso da Yoda. Push da parte dell'Immortals. Venom recupera la borsa, va via, supportato da Kino con JB. Ma guarda, ce l'hanno tutti adesso questa skin da 27 euro. Ma veramente sta facendo, mamma mia, che quando becchi 3 o 4 DB tutti con la stessa senza vergogna. Non conoscete vergogna proprio, veramente. Chicken, veramente. A destra della mappa con Sharon. Mangé viene ucciso da Ani. Ancora Arthur viene usato, ma ucciso da Ani.
Puccini e uccide proprio Picasso? Rimangono in tre gli Immortals, in quattro, scusate. Annie ancora, bruciato da Han Solo. Fa fuori Mangé. Bel push di Kino, di loro, Kino. Uccide Yoda ma viene ucciso da Annie. Venom uccide Pablo. E Armsway fa fuori Dark Chicken. Mangé switcha con Chloe e Gus, con Roach Gus addirittura. Annie uccide Armsway. Kino sul cecchino alla meglio. Han Solo. Venom difende la borsa egregiamente. Va dall'altro lato per aspettare il respawn degli amici. Mangé su Annie. Vediamo chi è che ha la meglio. Mangé spruzzato da Killer Khan. Kino ancora con Sharon. Vediamo la macchina da destra con Dark Chicken dentro. Vediamo. Riesce a fare granché. Ritorna all'attacco. Vediamo se il secondo tentativo va meglio. Dark Chicken fa fuori Mangé e Armsway. Ancora Dark Chicken. L'andao di Venom. Ancora lui con la macchina. Mamma mia, che cosa è Fast and Furious? Ciao. Han Solo lo uccide. Venom uccide Annie, Armsway, Yoda e Mangé, Pablo Picasso. Pablo Picasso ancora uccide Venom. Han Solo. C'è nessuno che lo spruzza e lo supporta. Viene ucciso da Mangé, che rimane con un briciolo di vita. Ma c'è subito Killer Khan a spruzzare i compagni. Ancora macchina di Dark Chicken, che proviene da GTA 5. Ancora lui. Ma si sta divertendo secondo me Dark Chicken, con la macchina. Guardalo. Guarda come spinge il pedale, per Dio. È morto? Armstrong l'ha ucciso. Ancora Yoda. E la partita volge al termine. Vabbè. Vediamo i capi. Mangé con Snake Sniper, AV, Macete, Taser, difesa missili. Giocatore di valore Venom con Moses Rotogan, Macete, Landau e Adrenalina. Ed infine vediamo Annie con Snake Sniper, AV, Macete, Landau e difesa missile. Mamma mia, finale, Bronzo. Risultato finale 99 a 36 per l'Immortals. Vediamo le statistiche. Venom con 62 punti, 6 kill, 3 morti e 3 assist. Armsway 24-5-4. Kino 8-8-4-4. Mangé 7-7-7-1. Killer Khan 005-11. Dall'altro lato vediamo gli Old Guys con Pablo Picasso 14 punti, 2 kill, 7 morti e 4 assist. Annie 10-10-4-0. Dark Chicken 5-5-7-1. Han Solo 2-2-4-9. Ed infine a chiudere questa partita Yoda con 2-2-5-3. Vittoria per gli Immortals. Del contempo ringraziamo Stefano Bronson per le 2 euro. Che dichiara ora e per sempre Pino presidente. Benissimo. Molto bene, benissimo. Sono forti gli Immortals, eh? Sì, no, raga, sono tosti. Sono tosti. Anche gli Alla fine hanno dimostrato di riuscire a competere, sì, ma ti dico la verità, non me l'aspettavo che fossero così tosti di morta, se comunque gli mancano alcuni elementi non male. Dani, vuoi aggiungere qualcosa? Niente, perché me l'aspettavo più equilibrata questa, sinceramente. Evidentemente la prima mappa era più, diciamo, era
più alla portata non mi viene la squadra adesso, scusate. Quella che ha perso? Gli old guys? Sì, dagli old guys. Invece su Trask, evidentemente, hanno più difficoltà perché insomma la distanza di punteggio rispetto alla prima, no? Cioè, Abissale, insomma. voglio dire, non l'hanno quasi mai vista da quello che ho visto, Ragazzi, fatevi sentire in chat, vi vedo spenti. Come no? on, Sì, guys, in chat, come on. basta Hello, mangiare, Anthony. ragazzi. Hello, bro, welcome. GG, bro. So, bene, vediamo ancora una volta il programma odierno. Quindi adesso vedremo i Jekylls contro i Sexy. La squadra del nostro presidente, ma senza il presidente. Quindi Jekylls contro Sexy, partita di andata, mappa Ship, partita di ritorno, mappa Depot. Giusto, Ste? Confermo, Perfetto. confermo. Ciao Saba, buonasera a te, benvenuto, bro. Se vuoi andare ad avvisare le squadre, Ste, gentilmente. Vado Grazie. immediatamente. Grazie. Grazie a voi, ragazzi, grazie a voi. Ora vedremo di che pasta sono i Jackal. No, c'è. Inject each other, bro. Push, 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 push. Se organizza incontro clandestino, mi raccomando. Ecco, no, diciamo che è Quindi ragazzi meglio, cioè. ancora, categoria Gold, Jekylls contro Sexy. Cosa, Dani? No, niente, niente. Dai, che ogni volta penso che hanno bussato alla porta. Scherzino. Sì, avanti. Hello, Jedi, welcome, bro. Guys, don't forget to hit the like button. Thank you for your support. Raga, non vi dimenticate il tasto mi piace, mi raccomando, che è un grande supporto per me. Grazie a chi lo ha fatto e a chi lo farà. Grazie ancora. Come, dove sono, Ivan? Perché non ci sono i Jackets? I Jackets, infatti, i Jackets non ci sono in vocal. Che Aia. succede? Ecco qua. Cesare, scusami, ma interrompi un attimino il conteggio perché hanno un secondo di problemi di linea e siccome sono ancora dentro i 5 minuti regolari, mi hanno assicurato che adesso sistemano il fatto in un minuto. Ma che i Jackets? Sì, Perfetto. esattamente. Va bene, quindi approfitto per far rivedere
il programma di ieri, ragazzi, i risultati di ieri, per chi se li fosse persi, potete dare un occhio sia ai risultati che alla grafica spettacolare di Simone Tsunami. Ivan, porta pazienza. Hanno avuto dei problemi di connessione. Ivan, aspetta. Fai come me che sono calmo, aspetta! Poi Ivan, che cazzo vai a mangiare? Qui non ha mangiato ancora nessuno e tu vai a mangiare. Io invece ho mangiato una bella orata al forno. Oh, lì il porcellino. Una bella orata al sale al forno. Tac. Ok, Cesare, guarda, torno subito perché stanno scadendo i 5 minuti. Vado nel vocal un attimo. Vai, cuore! Speriamo bene, Cesare. Beh, sarebbe un peccato, Sì. Nel frattempo faccio vedere che praticamente ci sarà la settimana prossima il sorteggio delle varie mappe e quant'altro con la Lucky Wheel che ho già preparato per lo streaming prossimo. E volevo sapere da Pino e dagli altri cosa ne pensate del lavoro che ho fatto in sostanza. Magari me lo dite. Possiamo vederlo. Vediamo lo stemma del canale, del mio canale al centro, con dei nomi, vabbè, chiaramente random in questo caso. Quindi settimana prossima faremo i sorteggi sia per quanto riguarda il silver che per quanto riguarda il gold. Che ne pensate? Ancora di apparire. Ecco Ho qua. già preparato tutto io, quindi mi sono già portato avanti. Si vede bene, tutto a posto? Si vede bene. Ma Perfetto. quei No, vabbè, nomi che sono dei nomi, vedono. no, sono dei nomi random, Ah, così ok. era giusto per far vedere come ho preparato il discorso per la settimana prossima. Magari fai vedere una prova di una partenza di questa ruota, dai. Sì, possiamo far vedere subito. Beh, Vito ha Infatti, detto che secondo ma lui va bene, eh. Capito? Cioè, pure L'importante, insomma, è Pino. che si veda bene ed è tutto a Beh. posto. Bene, ragazzi, quindi ritorniamo al programma dei risultati. Era giusto un'infarinatura per la settimana prossima. L'importante, insomma, è che si vede bene ed è tutto ok. Quindi, ripeto, mi sono già portato avanti con il lavoro. Hello, Fiddy, welcome, bro. I want pizza as well. Quindi tra non molto, ragazzi, non appena le squadre saranno pronte, vedremo i Jackets contro i Sexy. Ultime due partite della categoria Gold. Ok, ci sono in bocca, li ho Yeah, visti a adesso. girl one, bro. Pino, che ne pensi? Ho fatto Ha bene? scritto Riesco a fare già che bene va le bene. cose? Ah, l'ha scritto già, non l'ho letto. Dove l'ha scritto? Va Ah, va benissimo, benissimo. Cesare. Ok. Sì, scusami, Pino, non avevo letto. Grazie. Benissimo, siamo 31 spettatori. Li ringraziamo. Vai, mo, vai. Vai, mo, vai, a me la musichetta, a me lo zei, a me. Vai, mo, 30, vai. 31, metti la musichetta.
Ok, Cesare. Stefano? Vai Cesare, se vuoi partire intanto parti tu per primo. Vai. Una squadra è già avvisata. Hai avvisato le squadre? Sì, sì, ha detto le squadre già avvisate è andato. Cioè... Ok. Dai, che siamo 29 spettatori per dire. Eravamo 31. 28. Ecco qua. Aia. Non mangiate. Stoppate. Ok, Cesare, pochi secondi dovremmo avere il game. Perfetto. Noi siamo pronti. Spero anche i ragazzi. Speriamo che la partita dei sexy si vedano oggi. Esatto, esatto. Ecco qua, non l'ho detto io prima. Speriamo ecco che qua. La partita dei sexy si vedano. Non lo devi dire. Speriamo che si vedano le partite dei sexy. Ecco, non si vede la partita dei sexy. Sexy, speriamo partite speriamo si vedano. Che le partite partono. Allora vediamo che parte la partita. Che si può allora, giocare il gioco. Allora è vero che lo fanno per i ban quelli dei sexy, infatti, mettono in certamente. Sicuramente vedremo borseggiare la borsa. Per forza. Poi caso strano, due giorni in cui non gioca Pino, poi tra l'altro. Vedremo ecco vincere qua. Con la vittoria. E parti, è meglio che si ricordano di vincere, se no perdono. Ivan, state giocando, Ivan, avvisaci. Coloro i quali che perderanno subiranno una perdita. So, we have a game, guys. Let's go. Okay. Oh, è partito. Anche ieri fece i secondi. Ecco qua, non parte. Benissimo. Eccolo là. Allora, ci sarà qualche problema allora. Problema con i sexy, ragazzi. Problema con i sexy, sì, con i sexy. Con i sexy, ragazzi. Sì. Secondo me è roba di aggiornamento a sto punto. Ecco qua. Mamma. E game back. Welcome on Bacticul Plat. Bene, mettiamo. Secondo me è proprio Ivan dall'Irlanda. In Irlanda. Assurdo. Sì. E non comunque basta. Stefano, se non so, se vuoi andare a chiedere se hanno fatto tutti l'aggiornamento e roba di serve, ma io non lo so, non io vabbè, ma tecnicamente se vabbè, tu dici che in questa modalità non importa. Allora Kinyo, welcome bro, com'è Stefano? No, dico, tu dici che in questa modalità non è importante aggiornamento e cose varie o dici che vale il discorso, nel senso? Vale. Perché è la seconda volta che capo con i sexy. Ma tecnicamente se non sei aggiornato non potresti essere neanche invitato in squadra. Non lo so, se sai cosa faccio? Vado di là e mi mando tutti a fanculo. Faccio così. Vengo anch'io. Perfetto. A po', mi lasciate da su. Arrivo, is fucking terrible. Hello! Guys, together. Where are you? Mi dovete spiegare che cazzo hackerate per non far vedere le vostre partite. Siete live, quindi ogni cosa no, sta laggando. Sta laggando un bot, raga. Ogni cosa guys, che dite sarà sta laggando un casino. Push, non guys. Push. Ivan, ma voi siete tutti su Francoforte? Spero di sì, ma stiamo laggando qua tutti. Vado a chiedere di là. E io sono di qua. Vabbè, ciao belli, buona partita. A dopo. Ciao Sara. Ciao belli. Ciao. Guys, you're all done. Chi è acceso? Sì. Ma mi avevi Ciro o mi avevi tolto? Che senso? Ero io. Ero in live? No, sono io. No, dico. Sono passato dal
Ah, ok, quindi mi avevi lasciato in live, tu sì. Fucking sexy, play, cheaper, play. Ma che certo, spettatori, per Dio. Certo, Cesare, che speriamo che risolvano sta cosa, perché sennò le semifinali saranno un problema. No, comunque mi hanno confermato tutte le squadre che sono sul server e niente. Non lo so. Time. Gab, best game I've seen so far. GG. Hello Mordi, welcome bro. My god. It's incredible. Gabo, ban someone. Only for fun. Fucking sexy cheater, bled. Sì, c'è un roach. Ci sono anche i tuoni qua, la pioggia. Devasta però. Ci sta una roach. Una roach. Una baby. Un kangaroo. Però posso mettere una cosa, cioè sono due partite, sbaglio se due partite non giocano. Com'è Dani? Sono due partite che non gioca Pino. Sì, penso saranno, saranno che due giorni, Dani. Questo forse è il terzo giorno. Che bene, ragazzi, dopo aver visto la partita, vediamo bellissimo. I casi. Lux con Sharon, PTU, Macete, Optimo e C4. Nobody, giocatore di valore, quindi penso che abbiano vinto i Jackets, forse, per vedere i tre capi dei Jackets. Nobody con Owen, Shotgun, Roach Gas, Mine, Leymor e Landau, e infine spacca con Dutch Shotgun, iniettore, Landau e difesa missili. Risultato finale, infatti l'ho detto, 90-61 per i Jackets, vittoria per loro, complimenti ragazzi. Nice Jackets. Si vogliono combattere questo quarto posto. Bene, quindi abbiamo capito che i sexy non sono praticamente invincibili. Vediamo le statistiche. Nobody con 54 punti, 6 kill, 4 morti e 6 assist. Anthony 10-10-7-5. Lux 10-10-10-2. Zeus 9-5-6-6. Spack Owen 7-7-6-11. Dall'altro lato vediamo i sexy con Jedi 31 punti, 7 kill, 7 morti e 1 assist. Una flash. King 13-9-8-3, Air Giordano 6-6-7-4, Napoli 3-3-10-0 ed infine Sid con 2-2-6-6. Complimenti ai Jackets, vittoria per loro. Prendi la partita, direi. Insomma. Ok, quindi siamo pronti a vedere un'altra schermata per il ritorno, giusto? Sì, no, sicuramente. Bro. No, honestly not. Why we playing this? Why? Ragazzi, ditemi onestamente, ma avete pianificato tutto questo voi? Noi vogliamo che le partite si vedano, insomma. Exacto, bro, no. Are you crazy, bro? Bene, quindi ancora Jackets contro Sexy. Nella partita di ritorno, che forse vedremo, ma non penso, mappa Depot. Tenteremo, vado ad avvisare le squadre. Vai, perché Stefano, comunque vai. Quali erano le partite che non si vedevano ieri? Sexy e poi... John dice fate cambiare il leader per una partita. Hai capito? Fammi andare ad avvisare.
Gli hai detto di cambiare il leader? Sì, nella speranza che riusciamo a vederla. Vediamo un po'. Quindi Depot. Peccato, a me dispiace per i 32 spettatori. Per gli spettatori, esattamente. Perché giustamente i ragazzi aspettano queste partite per godersi la live, però li ringraziamo comunque che comunque ci supportano rimanendo, anche se non vedono la partita, ma perlomeno vedono il risultato finale. Anche ieri faceva 3, 5, 4, 3, 2, 1, pronto, o 0, e si fermava. E team ha cambiato Siege e Asian. Vedi che ha scritto Pino, cioè... Sì, ho già letto. Può essere, ma... Ma non lo so. È ieri che c'è. Perché cos'è che ha scritto Pino? No, che hanno cambiato il giocatore, credo. Io non so tradurre, vedi tu, ha scritto in chat Pino. ...33 addirittura vedo io adesso. Ah, ok. Partita, ah, mi ha okay. Lasciato senza parole, non saprei come commentarlo. Ecco qua. So, we have a game, maybe? Ah. Maybe yes, maybe not. Of course not. Niente. Sometimes maybe good, sometimes maybe no. Again, we see this match, guys. In other life. D'altronde è meglio lavorare per 2 euro all'ora piuttosto che prendere un calcio negli cojones. Ecco qua. Noi piuttosto che lavorare per 2 euro all'ora andiamo a fare gli spacciatori. Ragazzi, senti Pino, ma da quello lui. Che sai, da quello che ti ricordi, c'era anche ieri Sid, sai che ti dico la verità, cioè, non mi ricordo mai. Cesare, scusami, ma ieri abbiamo avuto 5 partite, non 2 soltanto. Sì. Quindi Danilo, io voglio dire, cerco di capire quale potrebbe essere il problema. Ecco qua, 36 spettatori. Cerco di capire potrebbe essere il problema, però insomma. Una costante a Cesare, sai su cosa ho notato? È l'orario. Big Bamo, no, per favore, come fai, Pino? Facciamo la regola che riparte la partita. Fin quando non si vede. Sì, stiamo fino a domani mattina qua. Magari si potesse fare. Però perlomeno la partita non si vede, ma almeno i risultati finali escono. Ci poteva andare peggio, che nemmeno quelli uscivano. Che stavate dicendo, sì, però, ragazzi, scusate? No, vabbè, però giustamente qua c'è chi vuole una birra, chi vuole il popcorn. Thanks. Bronson in minigonna che fa uno stacchetto. Big Mama, per favore, almeno commenta i progressi, inventa qualcosa, chi ha segnato il gol. Ok, adesso esco da questo partito, mi metto io a giocare una partita, almeno vediamo qualcosa. Gol! Ragazzi, traversa. Beh, ti vuole una birra? Gol! Ah no, non è. E Aschi, fai finta di commentare, vai Cesare, in verde. Vai Cesare. Sono 45. Io, Pippo Baudo e Michael Giorno facciamo una partita, o meglio, streamiamo una partita dei sexy contro i Jeters. Tutto d'un tratto, non c'è un cazzo. Bello. Fine. Allora ragazzi, siamo pronti per un torneo, io gioco con Cesare, Cesare mi metti la lista bene, con quei operatori? Le previsioni del tempo, posso dire che è un tempo di merda. Mi stavi dicendo Stefano? No, ti stavo dicendo, siccome insieme giochiamo il prossimo torneo, mi metti la tua lista di operatori, per favore? Sì,
Rookie, 10 talenti, 6 stelle. Tutto maxato, fine. Owen, 6 stelle, 10 talenti. Pensa che io all'edizione scorsa del Golden Granite non ho potuto partecipare perché giocavano con comuni, non comuni e rari, non sto scherzando, sto dicendo seriamente, giocavano con comuni, non comuni e rari, con massimo 4 stelle. Io non ho potuto partecipare perché il mio operatore più scarso ha 5 stelle e mezzo. Quindi non ho potuto partecipare per questo video. Che schifo! Ma vincono i bruttini! Beh, facciamo, raccontiamo un altro aneddoto. Adesso non mi, non mi ricordo Cesare cosa sentiamo stava il PTU di sottofondo. Quel periodo. Cosa succede? Danilo, ascoltami. Stava maxando qualcosa. A un certo punto si è ritrovato in merda. Perché fa? Cazzo, ma sai che non riesco ad andare avanti? Perché Cesare? Cazzo, oh, sono pieno di mod d'oro. Ma sai che non ho quelle arancio? Ah, sì. Cioè, lui era pronto per il massimo del livello, ma sì, mi pare che era Owen, se non ricordo male. Non me lo ricordo. Sì, era su Owen perché lo sbloccai io. Non aspettai Panzer. Lo sbloccai io. E sì, avevo praticamente 60 motoro e avevo solo 20 arancio. Mi mancavano 40 arancio, non lo potevo più pensare perché non avevo le mod arancio. Ma avevo e non potevo neanche farle le mod arancio. Sì, non le potevo nemmeno fare. Ecco qua. Bene. Dopo questa spettacolare partita possiamo vedere che forse hanno rivinto i Jack, forse. Lux, no, con Sharon, PTU, Macete, Opticam e C4. Anthony con Snack, Sniper, AV, Macete, Airstrike, Difesa Missili. Ed infine vediamo Spack con Dutch Rotogun, Iniettore, RTFM e Adrenalina. Risultato finale? Olè! Mamma mia! 100-51 per i Jackals. Vittoria per loro. Vediamo le statistiche. Anthony con 52 punti, 12 kill, 6 morti e 5 assist. Spacca, mamma mia Spacca, 18, 2, 4, 20 assist, non pochi. Nobody 13, 9, 5, 3. Lux 9, 9, 10, 3. Zeus 5, 5, 6, 9. Dall'altro lato vediamo i Sexy con Air Jordan 25 punti, 5 kill, 7 morti e 4 assist. Kingio 11, 11, 7, 2. Jedi 7, 7, 8, 7. Napoli 5, 5, 7, 3. Ed infine Sid con 00 11 0. Complimenti ai Jackets, vittoria per loro. Penso che i Jackets si sono guadagnati il quarto posto, ragazzi. Hello Indaller, bro, welcome. Mamma mia. Grande partita dei Sexy. Soprattutto sotto il punto di vista dei punti della partita, soprattutto Jackals qualificati terzi, dicono? No? No? Boh, mo vediamo. Stefano? Vediamo. Tecnicamente no, i Jackals non terzi ma quarti. C'è stata una cosa al cardiopalma dal momento che prima i Mordi sono risaliti in quarta posizione, ma penso che adesso ci sono i Jackals. Però io, visto che oggi è l'ultimo giorno della fase a gironi, io a fine di tutte le partite, prima di chiudere la live, farei approssimativamente, magari se Valerio è in chat, mi sta sentendo, o Simone, visto che sono loro che si occupano delle statistiche, a mio avviso, non so se sto sbagliando a dire questa cosa, però a fine live io ci terrei a comunicare approssimativamente più o meno chi andrà in semifinale e chi purtroppo non proseguirà
per via dei punteggi il torneo, cioè almeno per dare, diciamo, un'idea completa della situazione. Che ne pensate? Valerio, Simone, se mi state sentendo, se mi volete rispondere in chat. Simo, non so nemmeno se è in vocal, sinceramente. No, No, non sicuramente. c'è mo. Io lo farei. Se si riuscisse a fare una cosa live su live, proprio sarebbe meraviglioso. Va bene, ragazzi, rivediamo il programma. Nel frattempo aspettiamo Ivan che fa la domanda, visto che abbiamo chiuso la prima metà della live. Quindi abbiamo finito con la categoria Gold. Riproponiamo il programma odierno e vediamo chi si scontrerà tra non molto dopo la domanda. Vedremo gli ITV contro le Ladies. Ivan, solo se saluti il mio Shadow. Ciao Shadow, un bacione enorme. Oh, Shadow. Vale, scherzi a parte, che ne pensi? Allora, Indaller, welcome bro. Che ne pensi, Vale? Prima di chiudere la live, approssimativamente facciamo capire, insomma, ai ragazzi chi sarà per semifinali e finali e quant'altro. Che ne pensi? Ivan, sei pronto per la domanda? In che stasera? Sembra venerdì 13, anzi venerdì 17 sembra. Cioè. Ivan, se vuoi mandare un messaggio ad Ivan, gentilmente, facciamo Certamente. una domanda. Certamente. Arrivo subito, quasi subito. Perfetto, grazie, Vale. Poi magari mi aggiorni anche privatamente per capire se si può fare o meno questa cosa qua. Sì, ragazzi. Quindi adesso che ci abbiamo, cioè se ITV il contro silver. Ladies, sì, categoria Silver. È partito Ivan? Scusami, Cesare, Ciao avevo. T-Mug, benvenuto. No, non ancora, io voglio capire Ok, Ivan dove sta. lo avviso. Grazie. Ok, Cesare, l'ho avvisato, intanto mi muovo un attimino, torno Sì, vai, subito. vai, 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 sì, vai. Ma Ivan dov'è? Ivan?
Hello, Misha, welcome, bro. Hello. Ma c'è entrato di nuovo, che? Sì. Sì, no, ma mi sto mutando un attimo, cioè. Ok, d'accordo. Quindi dicevamo, ragazzi, dopo la domanda passeremo, scusate, alla categoria Silver e vedremo gli Old Boys contro i Wolf come da programma, se non vado errato. No. I TV contro Ladies, scusate. ITV contro Ladies, categoria Silver, poco dopo la domanda. So guys, question time from Bronson tonight. Quante mappe borsa ci sono nel gioco? Ok, raga, mi sentite? Sì. Ok. Big Mama mi abbiamo vinto. Esattamente. Esatta. Abbiamo un vincitore. Perfetto. Ivan, dove sta? È un filo occupato in questo momento. Vabbè. D'accordo. Esattamente. È così che deve andare. Va bene. Quindi ragazzi, le contiamo insieme le mappe borsa, quindi cattura la borsa, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Risposta corretta da parte di Big Mama. Bene, quindi adesso ragazzi vedremo ITV contro Ladies nella partita di andata sulla mappa metro, nella partita di ritorno la mappa area, giusto? Giusto. Vai Ste, vai ad avvisare le squadre. Sì, se posso avere solo un secondo, cedere proprio uno solo. Vai. Che faccio per velocissimo. Eccomi qui. Allo, Cocaine bro, welcome.
Quindi ancora qualche secondo di pazienza, ragazzi, vedremo i TV contro Ladies sulla mappa metro. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi tecnici. Misha Bled. Hello bro, welcome again. Yanka, you play tonight? Not? You don't play tonight? Don't forget to hit the like button, guys. Thank you for your support. Non vi dimenticate, ragazzi, di spingere il tasto mi piace, mi raccomando. Sì. Danilo English comment. Ah, ok, Yanka, ok. Not first. Ok, I understand. All good, mo vedi, bro. All good. Fucking Twitty, ble. Welcome, Bert. On my fucking channel, ble. Quando mi riporterete questo amatore di ananas da me? We play tomorrow, my love. Tweety a bled. Ok, Cesare, ci siamo, ragazzi. Let's go. We play tomorrow together, bled. Fucking bird. Oh, stay Tweety. 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 Hello, Tweety. 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 Potato. Pew, pew, pew. Shh. Let's go, guys. Potato. Ok, nice. Ce l'abbiamo? Finally. Ladies against ITV. Let's go. A po'. Vediamo lo spawn della borsa al centro della mappa. Che ha attato tutto il pullman. Assora sulla borsa. Italia War non la riesce a portare in base. È ucciso da Queen, che recupera la borsa con Chloe Fumo. Vediamo le ladies in questa situazione con il possesso della borsa. Le spawn degli zombie. Ancora Leia con Moses Rotoka. Vediamo Joronin che manda in seconda vita Leia e uccide Asora. Chikin uccide Leia. Joronin con il colpo di Landau fa fuori Queen. Muna recupera la borsa con Rey. Ancora Queen la supporta. Asora, Leia in prima linea con Chelly. Possiamo vedere Ceto con Boris, forse, non lo so, non ne ho idea di questo operatore. Dovrebbe essere Boris, non ne sono sicuro. Darius fa fuori Leia. Ancora Muna sulla borsa con Rey. Chiede supporto alla squadra per sbarazzarsi degli zombie. In questa mappa sono terribili, a mio avviso. Vediamo Asora che manda indietro Capitan Man. Ancora l'ITV al centro della mappa. Joronin con Apollo viene fatto fuori da Queen, che uccide anche Darius. Lei uccide Italia War, Chikinio Ceto e Captain Man uccide Queen. Chikinio ancora con Chelly. Scusate.
Quinn, Gastly Zloe, Leia viene uccisa da Italia War, C4 di Leia, sì, con Boris. Lui. Sì, certo, te lo confermo, è Boris. È lui. So riconoscere gli operatori, no? Ma l'esperienza! Ecco qua! Ora, Capitan Manage, Queen, Italia War con Telegon, Muna, Chiquinho, Leia e Asora, Jato uccide Capitan Manage, Italia War, Chiquinho recupera la borsa, Italia War con David e Iniettore. Ancora, abbiamo Joronin, viene ucciso da Asora, Italia War ancora su Queen, non ha la meglio, Queen lo uccide. Darius uccide Queen, ancora Ceto con Miro e Fumo, vuole recuperare la borsa. Luna uccide Chiquinho con la Smart Bomb, Ceto rimane ancora lì, ma recupera la borsa, la porta in base. Le ladies, vediamo il nuovo Rotogun con Miro. Ora non ricordo il nome di questo Rotogun perché praticamente è inusuale usarlo. Ceto viene uccisa dalla Smart Bomb di Capitan Manage, Italia War uccide Leia, Queen muore da sola, Asora, Capitan Manage, Joronin, Muna, Asora uccide Joronin ma i TV recuperano la borsa con Chiquinho, con Celi. Possiamo mirare la partita con Spawner e Zombie, terribile. Leia, sfortunata qui Leia, si auto uccido con la Smart Bomb. Abbiamo Queen su Chiquinho, lo uccide. Vediamo se riesce a portare in salvo la borsa. Se ne va e chiude la partita. Ceto fa esplodere il mondo. Vittoria per le Ladies. Di che Rotogun stavi parlando, Cesare? Quella torretta? Sì. XO300. XO300, perfetto. Vediamo i capi. Queen con Zloy, XL20, Shotgun, Macete, Fumogena e Gas Zloy. Muna, giocatore di valore, con Ray, Shotgun, XL20, Roach, Gas, Smart Bomb e Mine Lamor. Ed infine Asora con Celi, PTU, Roach, Gas, MP e Smart Bomb. Risultato finale 148, vittoria per le Ladies. Vediamo le statistiche. Muna con 41 punti, 5 kill, 3 morti e un assist. Ceto 23-11-8-1. Queen 22-6-6-2. Asora 10-10-6-1. Leia 4-4-9-0. Dall'altro lato vediamo l'ITV con Chiquinho 20 punti, 4 kill, 6 morti e 3 assist. Darius 9-9-6-1. Capitan Man 5-5-8-3, Joronin 4-4-11-6 ed infine Italia War con 3-3-6-7. Vittoria per le Ladies. Oh. Abbiamo la classifica in chat, la classifica del Gold. Sì, la diciamo a fine live. Sì, ce l'ho anch'io in privato. Grazie, Vale. Ci sono sorprese. Perfetto. Interessante. Interessante. Sono sorprese, sì. Interessante. Grazie, Vale. Magari più tardi mi mandi giustamente la classifica del Silver non appena vediamo la fine delle partite. Quindi questa era la mappa di andata, giusto Stefano? Sì, mappa di andata. Perfetto, metro. Adesso vedremo la mappa di ritorno delle medesime squadre, ragazzi. La partita di ritorno, scusate, sulla mappa area 39. Quindi ancora i TV contro Ladies. Grazie, Vale. Un bacione. Grazie. Vai, Stefano. Io nel frattempo inserisco il codice. Vado. Sei di una celerità ineguagliabile, Vale. Ragazzi, ce l'abbiamo noi, number one. E lo sai, Cesar. Vai mo, vai, zio Vale. Zio Vale Raschi. Ciao, Shadow. Woo.
Mamma mia. Mi sto trattenendo, Cesare, mi sto trattenendo da commentare la classifica del God, ti dico la verità, eh. No, sto avendo serie di... Dani, aspetta. Perché sto avendo serie di... è interessante, ragazzi, è alquanto interessante. Oh, meglio il posto fisso, Bronzon, no! Pagatemi lo straordinario, ecco qua. Ho notato che anche le ladies, anche quando giocano le ladies, gli spettatori salgono, eh. Ho notato questa cosa. Forse perché aspettano uno strip, non lo sappiamo. Ma anche magari un po' discoteca? Vai Dani, fai tu la scoteca. Aspetta, mi hai colto impreparato. Ok, we have a game, guys. Vai, vai. Let's go. TTV sulla borsa, Captain Man uccide Muna, TTV uccide Queen, Asora recupera la borsa. Italia War al centro della mappa con... David, abbiamo Big Mama con Snake Sniper, la nostra Yanka, Captain Man uccide Leia, viene ucciso da Muna, Italia War muore per il gas di Muna, Leia recupera la borsa, Darius solo, da solo, al centro della mappa, Cichinio, Smart Bomb di Muna che lo uccide, Ice Ride, Big Mama che uccide Leia ma fa fuori anche Captain Man. Purtroppo per salvare la borsa si fa... si arriva ad uccidere anche i propri compagni in extremis, insomma. Diamo Cichinio sulla destra della mappa, Smart Bomb che lo intercetta, non lo riesce a far fuori. Sora al centro con Cellino, andavo da parte di Cichinio che non va a buon fine, sulla sinistra Italia War con Joronin, Big Mama, grande Big Mama qui che spiazza entrambi. Ma stanno ballando, non sbaglio? Chi? Ho visto un balletto, ho visto un balletto io prima, Ma da parte di chi? Delle ladies. Darius che si uccide da solo con la propria Leymor, Leia in avanti scoperta, uccide con la Smart Bomb Italia War. Vediamo al centro, tre celli da parte di TV, Leia fa fuori Queen, scusate, fa fuori Captain Man, Joronin uccide Queen, Muna uccide Joronin e Big Mama finisce Darius, Italia War uccide Cichinio con il Landau, pessimo Landau qui, a mio avviso. Capitan Man con Zloy Rotogan, inusuale un loadout del genere, l'ho visto tantissime volte. Ancora Capitan Man con Zloy, viene fatto fuori dalla Smart Bomb di Asora, 10 a 78 il punteggio attuale per le ladies. Yanka, don't dance Yanka. Hai visto che ho visto bene, cioè l'avevo visto bene. Viene uccisa da Big Mama, ancora Big Mama su Cichinio e Darius, Leia uccide Captain Man con le mine, Joronin uccide Leia con l'XL20 Shotgun, Italia War con il drone di Diana, cerca di spottare i propri nemici, sono a piedi di MD praticamente. La borsa, ma oramai è troppo tardi. Vittoria per le ladies. Vediamo i capi. Queen con Dutch PTU, iniettore, Landau e difesa missili. Giocatore di valore Big Mama con Snake Sniper, Macete, Air Strike e difesa missili. Ed infine Leia con Chen Li, Shotgun, Macete, MP e Smart Bomb.
Risultato finale 100-11, vittoria per le ladies. Vediamo le statistiche. Big Mama con 52 punti, 20 kill, 0 morti e 3 assist. Queen con 24, 0, 2, 19 assist, non pochi, complimenti. Asora 11, 4, 1, 2. Leia 8, 4, 6, 4. E Muna 6, 7, 2, 5. Dall'altro lato vediamo l'ITV con Capitan Man 4 punti, 4 kill, 10 morti, 1 assist. Chiquinho 2, 2, 6, 0. Italia War 2, 2, 7, 1. Joronin 2, 2, 7, 1. Ed infine Darius a chiudere le statistiche con 0-0-7-0. Vittoria per le ladies. Insomma, dopo un paio di giorni che le ladies erano quasi a rotta di collisione, si sono riprese oggi. Sì. Non so se varrà per la classifica, però insomma... È un finale niente male. Sì. Bene, non ragazzi. Gioca c'è. Twitty chiede quando gioca Cesare, ma Cesare non gioca, io dovessi dire. No, ma lui lo sa che io non gioco, lui dice quando gioca con lui. Tomorrow we play together, my Twitty play. Vaffantator. Vaffantator play. This is for you, Tweety. Listen. Potato. I'm a potato. Oh my god. Tweety is playing both the Switch Flash. He playing Flash? No fucking way. Yeah. Chi c'abbiamo adesso? Yeah, of course, Perse. I'm noob. The king of noobs. Bled. Bene, ragazzi, Tweety, vi vediamo. Tweety, don't worry. Stay awake and Caesar coming. Bene ragazzi, vediamo il programma odierno nuovamente. Adesso vedremo gli Old Boys capitanati da Pierk contro i Wolfpack. Non mi ricordo chi è il capitano. Emdaller. Emdaller, sì. Emdaller, il leader del Wolfpack. Quindi Old Boys contro Wolfpack. Partita di andata mappa area, partita di ritorno mappa area. Bene. La fantasia proprio. Allora le campane in area. Vai Stefano. Vai. That's meta, homie. That's meta, homie. Fire red, meta boy. Meta boy. Quindi ragazzi, mi è fatto prendere un infarto. Dicevo ancora, categoria silver, ragazzi. Old Boys contro Wolfpack. Gabober, bleh. You are alive. Dai, abbiamo recuperato, dai, visto? Cesare, va bene, sì. Sta andando bene. I ragazzi volevano guardare i match, c'hanno ragione. Of course, 33, bled. Now 30. No.
Che succede? Steph, dov'è Steph? Grazie Ale, sei un amore. Vogliamo ballare, vogliamo intrattenere gli occhi degli spettatori. Ecco qua. Ecco qua. Vai con l'aria, vai, zio Dani. Ok, let's go. Old Boys against Wolfpack. Part 1. Bene, vediamo subito Zulu. Pio Pio uccide con l'andau Zulu e Dexter viene ucciso da Scott e in Daller ucciso da Will. Vediamo Fiddy sulla borsa ancora preso e Zulu. Pio Pio che uccide Peso e Zulu. Wolfpack sulla borsa con Fiddy Moses. Vediamo il push degli Old Boys da destra. Pierk in prima linea schiva la smart bomb. Ancora Dexter su Atemoth lo uccide. Ancora Dexter. Mamma mia, Dexter 3 kill su Zulu, Scott e Atemoth. E in Daller finisce feso 28 a 4 il risultato da parte dei Wolfpack. E in Daller uccide Pierre. Vediamo il push da parte degli Old Boys da destra. Smart Bomb che non va a buon fine, non c'entra il bersaglio. E in Daller uccide Feso. Dexter uccide Zulu. Endaller uccide Atemoth, ancora Endaller uccide Pierre, Dexter su Scott lo fa fuori. 46 a 5 il punteggio attuale. Gli Old Boys si difendono con Diana. Uccide P.O.P. Scott spruzza Atemoth ma non si accorge di Dexter. Dexter ancora fuori Scott e Atemoth. Peso viene ucciso da Endaller. Pierre ancora viene ucciso da Endaller. Sicuramente avrà piena gittata sul cecchino. Endaller ancora su Scott alla meglio. Zulu con Diana. Scott a Sharon. Zulu uccide Dexter. Smart Bomb che impazzisce. Endaller iniettato da Winnie. Pierd sulla borsa con Jelly spruzzato da Scott. Vediamo Feso con Zloy. Viene ucciso da Fiddy. Ancora Fiddy sulla borsa con Moses iniettato da Winnie. Piu Piu uccide con l'andau Zulu. Pierd spruzzato da Scott. Endaller da Pierre, ottimo push da parte di Pierre qui. Fiddy fa fuori Pierre con il macete.
Fiddy in seconda vita cade giù, la borsa la recupera il Daller, Einstein che lo fa a buon fine, ancora il Daller uccide Pierce, Pew Pew fa fuori peso e la partita volge al terzo. Vittoria per il Wolfpack. Vediamo i capi. Winnie con David PTU, iniettore, Landau e difesa missili. Giocatore di valore, Fiddy con Moses, Rotogan, Macete, Smart Bomb e Adrenalina. Ed infine Endaller con Snack AV, Sniper, Macete, Adrenalina e difesa missili. Risultato finale 119, vittoria per i Wolfpack. Vediamo le statistiche. Fiddy con 66 punti, 2 kill, 1 morte e 2 assist. Endaller 17-14-2-5, Dexter 13-13-6-6, PewPew 7-9-9-1, Winnie 0-0-1, 25 assist, non poco. Complimenti Winnie. Dall'altro lato vediamo gli Old Boys con Zulu 7 punti, 7 kill, 6 morti e 1 assist, Atemo 5-5-8-0, Feso 3-3-10-2, Scott 2268 e infine Pierc 2282. Vittoria per i Wolves. Partita a senso unico, direi. Ci siete, ragazzi? Pronto? Hello? Ah, Danilo sta mutato. Ciao Fede, buonasera a te, benvenuto. Bene ragazzi, quindi ancora Old Boys contro Wolf, partita di ritorno ancora sulla mappa area. Ecco, signori, sono tornato. Scusate l'aspetto. Infatti, parlavo come un demente da solo. No, dai, non farei mai la figura del demente. Quindi, io sto inserendo l'altro codice. Se devo andare ad avvisare le squadre, vado assolutamente. Grazie. Non vi dimenticate mi piace, raga. Don't forget to hit the like button, guys. Allo, Yarrako, welcome back, bro. Allo. Thank you for Earth. Grazie per i cuori, raga. Ok, cioè, avvisate le squadre. Qualche secondo abbiamo il game. Bronson è un demente, posso confermarlo, capo. Fucking Gabo, bled. Ma vaffanculo, Gabo. Ok, let's go, we have a game. Ancora Wolfpack contro Old Boys. Partita di ritorno sempre su area. Part 2, bellezza. Pierre Landau, non va a buon fine. Vediamo gli Old Boys tutti sulla sinistra della mappa. Dexter con Sharon. Smart Bomb di Dexter che uccide Atemo e Scott, ma viene ucciso da Pierre. Ancora in Daller con il suo cecchino che non perdona Pierre. I Wolfpack vanno subito nella loro base. Atemo uccide con il macete Dexter e Einstein. Possesso dei Wolfpack sulla borsa. Endaller uccide Feso e Atemo. Vediamo sulla destra Pierre e Scott. Dexter
con Sharon. Vediamo. Dexter su Scott lo uccide. Ancora Dexter uccide Atemo. Sfortunato qui Dexter, che con una rotolata si uccide praticamente. Andiamo al centro della base dei Wolfpack, gli Old Boys. E in Daller, sempre con il suo cittadino, va fuori Pierre. Ancora Ice, va fuori Atemont e uccide anche Feso. Pierre al centro con Dutch, viene ucciso subito da Endaller. Dexter, Sharon, Endaller con Max Sniper. Ancora va fuori Atemont. Vidi in seconda vita ma bustato dal suo compagno di squadra. Piu Piu su Zulo. Endaller uccide Zulo. Uccide Scott, ancora più Piu preso. Endaller uccide Atemont. Infallibile questo cecchino da parte di Endaller. Zulu lo uccide. Uccide ancora Zulu. Recupera la borsa ma muore. Vediamo Feso, non la riesce a recuperare. Piu Piu ancora sulla borsa. Pierre con la macchina. Ancora Pierre uccide Piu Piu. Ottimo push degli Old Boys qui. Zulu con il taser macete. Atemot uccide Pitti. Gli Old Boys recuperano la borsa con Pierre. JB vediamo i Wolfpack che si organizzano dal lato destro, penso, infatti, per il push. Li vediamo tutti insieme con Dexter, Sharon, Alistair, Dexter viene ucciso da Atemot col macete. Piu Piu iniettato da Winnie. Ancora gli Old Boys con il possesso della borsa, 40-76 risultato, 44 attualmente. Zulu viene ucciso da Dexter. Endaller uccide Feso. Pierre uccide Dexter. Push da parte dei Wolf. Fiddy viene ucciso da Pierre, uccide anche Piu Piu. Rotogan. Zulu uccide Dexter. Ancora Zulu. Taser a... bellissimo qui intervento di Zulu, mamma mia. Ancora possesso per gli Old Boys. Atemo uccide Endaller. Atemot ricarica. Zulu su Piu Piu. Pierre su destra. Quindi viene ucciso da Atemot. Endaller uccide Zulu. Il cecchino cade per gli Old Boys. Rimangono scoperti. Vediamo il push dei Wolfpack. Piu Piu sulla borsa con Dexter. I Wolfpack recuperano la borsa. Grandissima partita questa. Ancora vittoria per i Wolfpack. Bellissima partita questa, combattuta. Sì, assolutamente, assolutamente. Vediamo i capi. Quindi, comunque... vai Stefano. No, volevo dire, comunque sicuramente meglio di prima gli Old Boys. Sì. Pur essendo nella stessa mappa, dico. Sì. Winnie con David, PTU, iniettore, Landau e difesa missili. Giocatori di valore, Piu Piu con Snack, Assalto, Lupara, Airstrike e Adrenalina.
ed infine Pierk con JB, Shotgun, Rotogun, Adrenalina e Landau. Risultato finale 91-85, vittoria per i Wolfpack. Vediamo le statistiche. Piu Piu con 52 punti, 8 kill, 5 morti e 5 assist. Endaller 19-19, 5-3, ottimo lavoro come sniper. Dexter 16-12, 11-3. Winnie 4-0, 4, 25 assist, complimenti a Winnie. Fiddy 0-0, 8-2. Dall'altro lato vediamo gli Old Boys con Pierk 60 punti, 8 kill, 4 morti e 3 assist. Zulu 12-12, 9-4. Atemot 10-10, 9-2. Feso 2-2, 11-3. E a chiudere le statistiche Scott con 0-0, 6-14. Vittoria per i Wolfpack. Grazie Fede, grazie per i 6 euro Fede, grazie, un abbraccione e un bacione, grazie bello, grazie per il supporto, grazie, grazie, grazie. Bene ragazzi, rivediamo il programma odierno, vedremo le ultime due partite della serata, ovvero gli Eagle Eyes contro i Soul. Nella partita di andata, scusate, sulla mappa Ship, invece nella partita di ritorno sulla mappa Depot. Devi correggere il codice, Ste. Sì, scusami. Di ritorno. Non vorrei che lo mandi così ai ragazzi e non troviamo partita. Ah, ok, sì, t'ho capito, scusami. Esatto. Ecco qua. I love Piu Piu. Ciao Ivan, bentornato. Ivan, altre due partite, dopodiché possiamo procedere con la domanda. E in più, ragazzi, come diciamo novità, visto che con oggi chiudiamo la fase a gironi con eliminazione diretta, il grande buon Valerio ci preparerà, perché ci ha già preparato, la classifica del Gold, quindi delle squadre che si classificheranno per semifinali e finali della settimana prossima. Stesso discorso vale per la categoria Silver, ce la preparerà qui in live, in diretta, dopodiché io comunicherò i risultati che secondo me vi sorprenderanno, perché hanno sorpreso noi, sicuramente sorprenderanno anche voi. Non ci lasciate, ragazzi, mi raccomando. Quindi, categoria Silver. Ultime partite delle qualificazioni. Due partite della finale e con queste chiudiamo con oggi la fase a gironi. Per procedere settimana prossima con semifinali e finali. Vi ricordo il calendario, ragazzi, perché oggi lo abbiamo di per certo, ieri era ancora in lavorazione, ma oggi è effettivo. Nel frattempo switchiamo con le squadre che devono scontrarsi, quindi abbiamo detto Eagle Eyes contro So, è quello definitivo, ragazzi. Quindi, correggetemi se sbaglio, Ste, martedì... Martedì 2 aprile, semifinali Silver. Vai. Giovedì 4 aprile, semifinali Gold. Ok. Venerdì 5 aprile, finali Silver, finali Gold, terzo posto Silver, terzo posto Gold. Perfetto. Quindi non ve li perdete, perché con la settimana prossima sapremo chi saranno i tre vincitori, sia per quanto riguarda la categoria Silver, per quanto riguarda la categoria Gold di questo torneo interno. E prossimamente, ragazzi, ci saranno delle sorprese a livello internazionale. Vi do solo questa
polpettina, questo zuccherino, c'è, non dico ecco altro. Certo qua. Cesare? Danilo? Niente, se vi potevo permettere, volevo anche ricordare che ci saranno anche i vincitori del miglior giocatore. Sì, 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 ci saranno chiaramente i premi anche per il miglior giocatore di valore, per chi ha fatto più kill, chi ha fatto più assist, insomma, ci saranno diversi premi che chiaramente non vi dico adesso, ragazzi, perché dobbiamo chiudere il torneo, chiaramente vi diremo e vi annuncerò a chiusura di tutto il discorso, insomma. Va bene, quindi procediamo con queste due partite. Eagle Eyes contro Soul. Ripeto, mappa di andata, Ship, mappa di ritorno, Depot. Vai Stefano, vai a avvisare le squadre. Vado. Io nel frattempo inserisco il codice. Grazie. Insomma, ne vedremo delle belle prossimamente, ragazzi. Non entro nel dettaglio, non vi dico tutti i dettagli, perché è sempre bello, insomma, avere quel pizzico di curiosità. Va, vi dico solamente che prossimamente ci sarà qualcosa di internazionale. Tutto qua. Poi no, vedremo. No party, cioè, poi vedremo, esatto, poi vedremo, insomma, tutti insieme il da farsi. E chiaramente rimanete sul mio canale, perché quando sarà pronto il tutto verrà chiaramente annunciato sia sul mio canale che sul canale di Ivan Air Jordan. Anzi, colgo l'occasione per chiedere ad Ivan di condividere qua in chat il link del suo canale. Ragazzi, non vi dimenticate di supportare e seguire anche Ivan. Ok, abbiamo la partita. So, let's go guys. So against Eagle Eyes. Ship map. Landau, a parte okay, che gli scema. Ah, ottimo. Old Banana si uccide da solo. Destroy uccide Mazze. E un altro, non so, non si legge il nome. Vito. Ora gli scema, uccide Old Banana. A Bobber uccide Princess. Antonio uccide Mazzi. Ora il Soul sulla borsa, Antonio la recupera, ma è da solo. Peccato, buon tentativo qui da parte di Soul, ma è praticamente da solo. 3 Rambo supportato da doppio slow in questa situazione per quanto riguarda Eagle Eyes. Vito muore nella Lamor di Bobber. Ora Bobber su Destroy, Princess uccide Mazen con la mina di Diana. Amore mio viene uccisa da Elisheva. Vito ancora, Zloy Landau. Vito uccide Mazen. Destroy recupera la borsa supportato da Vito. Va in seconda vita Salvio, ma riesce a portare la borsa in base. Princess la recupera con Diana. E riceva supporto di Princess. Antonio uccide Bobber con Landau. Ancora riceva su non so chi non so. Uccide con Landau. Voglio capire chi è sto giocatore. Ah, Rambo. Sì, Rambo. Elisheva uccide amore mio. Landau di Elisheva che non va a buon fine. Ancora Elisheva viene uccisa da Old Banana. Ah, figa. Ancora vediamo il push per Eagle Eyes. Granata MP che disattiva il mondo. Ottima difesa da parte dei Soul qui. Grande lavoro da parte loro nel difendere la forza. Rambo viene ucciso da Elisheva. Vito che fa ricarica, muore per Abober. Smart Bomb disattivata. Elisheva muore per mano di Elisheva con la Smart Bomb. Old Banana viene ucciso da Destroy, che ancora muore mio. Vito. Princess uccide Rambo.
ancora lei sulla borsa? Muore mai questa Diana. Antonio uccide Bobber. Diamo il push di Maze. Ecco qua, non lo dico più, non muore mai questa Diana, è morta. Ecco qua. Tu ste cose non le devi dire. Old Banana recupera la borsa. Vito ancora viene ucciso da Rambo, ma riesce a mandare in seconda vita Old Banana. Dico Lice recupera una borsa. Tra l'altro Maze. Rambo non muore mai. Scusa Bobber. Rambo, Adriana, Rambo, quanti mandrati? Rambo subito lo uccide, ma muore anche lui. Andiamo a push da parte dei Soul. Landau, Antonio uccide Maze. Nicolai si rimane scoperti di iniettore al momento. Ancora Vito viene ucciso da Amore Mio, che non ha la mente su Princess. Bobber uccide Destroy e Princess. Ancora Bobber sulla borsa. Il possesso per Legal Eyes in questo momento della partita. Vito a destra della mappa con Chloe. Bow. A combinare e ricarica per Dio, 10 anni a ricaricare Bobber ancora sulla borsa, 78 a 89 attualmente il risultato. Mazen di supporto a Bobber lo inietta ancora. So poi riceva, andiamo. Ah, peccato qui. Mazen astutamente va dall'altro lato della mappa per aspettare il respawn degli alleati. Vito ucciso da Otvana. Princess uccide Amore Mio. Mazen ancora esplode sulla mina di Princess. Bobber recupera la borsa qui. Ancora Legal Eyes con il possesso della borsa. Bellissima partita questa. Ne risceva, sì. Fa cadere la borsa. Landau da parte di Vito. E Elisceva recupera la borsa. Attenzione. Vediamo se riesce a scappare. Complimenti. Bella, bella, bella partita. Complimenti. Vittoria per i Soul. Vediamo i capi. Elisceva con JB Fustotto, XL20, Shotgun, Andau, Landau, scusa, Andau e Tornau. Landau e Adrenalina. Meravigliao. Cacao, meravigliao. Princess con Diana, Shotgun, XL20, Macete, Difesa Missili e Drone Mine. Infine Bobber con Zloi Discoteca e Pigiamino. XL20, Shotgun, Macete, Gas e Mina Lane. Risultato finale 100 a 97. Vittoria per i Soul. Bellissima partita. Aspetta. Complimenti ad entrambe le squadre, ragazzi. Vediamo le statistiche. Princess, attenzione, con 43 punti, 7 kill, 5 morti e un assist. E riceva 21-17, 10-4. Destroy 14-11, 11-4. Tonio 10-10, 8-12. Vito 9-9, 11-7. Dall'altro lato vediamo Legal Eyes con A Bobber, Cheat El Gefe, punti 47, uccisioni 11, morti 8, assist 3. Amore Mio 16-12, 13-1. Rambo 13-9, 14-7. Old Banana 11-7, 12-5. E infine Mazen a chiudere questa partita mozzafiato con 8-4, 13-7. Vittoria per i Soul. Bella, bella, bella. Stupenda.
Stupendo. Bella partita a mezzanotte, Cesare. Siamo con 31 live, Cesare. Sì. Oh, grazie, sì. Ste, per aver regalato l'abbonamento. Chi l'ha beccato? Kinghio! Giovannino. Adesso lo devi mantenere. Yeah. Welcome in my world, baby. Oh, comunque complimenti ad Angela, attore di Valerio. Angela. Vediamo ancora una volta Angelina Jolie. VP Angelina. MVP. Complimenti ad Angelina. Larry B. Brava, brava. Lady Caesar. Ma Max alla Stadiana, domanda ancora a qualcuno. Cesar. La skin base. Ha ragione. No, qualcuno ha scritto Max alla Stadiana. Chi è che ha scritto Max alla Stadiana? Io. L'hanno scritto. Devi investire, Cesare, investi. Con la macchina? Bene, no, ragazzi, quindi no, vedremo. È nuova. La partita di ritorno sulla mappa Depot. Le stesse squadre. È ultima. Aspetta, ultima, Cesare. Fammi riscattare la ricompensa. Ecco qua. È ultima, devi precisare. L'hai scattata? L'hai riscattata? No. Ultima partita della serata, ragazzi. È delle qualificazioni. Stay tuned, let's. Are you ready, amore? Sir, vai. Vai, pane e pomodoro. Guarda King Mo come spamma le mie emoji sul canale. Adesso ci abbiamo le emoji? Ce l'abbiamo fatto, Cesare. Vai, Kikio. Cesare? Oh. Ci abbiamo la nuova emoji adesso? Sì, dovremmo averla. Vediamo se la riusciamo ad aggiungere live velocemente. Vediamo. Non prometto nulla, però vedo un po' se riesco. Vabbè, io nel frattempo. Abbiamo i soldi nel possesso della borsa. L'emoji dovrebbe essere pronta sul canale, ragazzi, se mi date conferma l'ho inserita. 13-17-4 il risultato dei soldi al momento. Vito uccide Bobber, ma io non ci sparando. Macchina, Mazen. Mazen viene ucciso da Destroy, Vito con l'arco e ferro su Vito da parte di Bobber. Diamo il push da parte del Eagle Eyes. Amore mio, uccide Antonio, viene ucciso da Destroy. Vito viene ucciso da Mazen. Princess viene uccisa da Mazen. Bobber recupera la borsa. Pessimo landau qui di Elisheva. Vediamo se riesce a recuperare la borsa. Sì, Elisheva uccide Bobber. Ancora Elisheva su Mazen. Vediamo. Anche FM di Bobber che uccide amore mio e Bobber. Sono in inferiorità numerica. Nicolais. Ancora Mazen uccide Rambo. Vediamo il respawn da parte del Nicolais.
push di sotto. Destroy, mamma mia, la guerra sta succedendo qua. Antonio uccide amore mio. Mazen viene ucciso da Destroy. Ancora Destroy sulla borsa. Vediamo se la riesce a recuperare. Pare sì. Ottima lupara qui di Destroy. Va in seconda vita. Viene boostato da Tito. Ottimo recupero della borsa da parte di Sony in questa situazione. Vediamo ancora Mazen. Vito non riesce a recuperare la borsa. Mazen la recupera. Peccato, poteva tentare il recupero Vito in questa situazione. Landau che non va a buon fine. Vediamo ancora Legal Eyes. Mazen che spamma la bandiera, spamma i soldi. Quanti Mazen? Mazen ancora. Mazen sulla borsa con Zloy. Disceva, uccide Bob, Antonio, Old Banana, Rambo, killa Vito. Ottimo push da parte dei Soul qui. Antonio salvo. Destroy recupera la borsa, attenzione. Dietro Bobber con Spencer e Sniper. Vito inietta assolutamente Destroy che recupera la borsa. Mamma mia che partitone. Princess recupera la borsa. Antonio Princess uccide amore mio. Ancora push da parte del Eagle Eyes. Mamma mia, un botto a risposta qui su borsa, ragazzi, emozionante. Destroy uccide Bobber e Mazen. Rambo uccide Destroy con la Smart Bomb. E riceva, schiva. E la partita volge al termine. Vittoria ancora per i Soul. Mamma mia, che altra partita, porca miseria. Vediamo i capi. Mazen con Zloy, Shotgun, XL20, Macete, Gassard A232 e Smart Bomb. Elisheva, giocatore di valore con JB, Frustotto, XL20, Shotgun, Landau e Adrenalina. Ed infine Antonio con Celli, PTU, Macete, Landau e difesa missili. Risultato finale 72-58, vittoria per Iso. Vediamo le statistiche. Elisheva con 24 punti, 8 kill, 7 morti, 5 assist. Destroy 16-8, 5-8. Antonio 15-7-8-9. Princess 11-7-6-1. Vito 2-2-8-6. Dall'altro lato vediamo Legal Eyes con Mazen 27 punti, 3 kill, 6 morti, 3 assist. Bobber 13-13-6-5. Rambo 8-8-8-4. Amore mio 5-5-8-0. Ed infine a chiudere queste due spettacolari partite della serata, Old Banana con 2-2-8-2. Vittoria per i Soul. Beh. E continua a dire brava Angela, guarda che media, che sì, partite sì. Angela sì. Brava Angela, bravi tutti ovviamente come sempre. Noi sì, supportiamo... bellissime queste due partite, esatto. Esattamente, le squadre ben equilibrate, ci siamo divertiti, bellissime. Kingio, vedi che te l'ho provata la nuova emoji, mi sa, eh? Ah, c'è la nuova emoji sul canale, ragazzi. No, l'hai messa? No. Sì. E vedi questa, quella sì, che ho messo io, vedi? Poi ne abbiamo ancora un'altra aggiunta. Daniele che l'ha messa tu. Aggiornare il mio repertorio, però siamo ancora in tempo, ci vogliono altri 10 abbonamenti, quindi possiamo aspettare. Allora io scrivo questo. Ivan, sei pronto? È la forza della pasta al forno. Brava, ah, quindi oggi, brava. Quindi stasera niente toast, Angelo, brava. Ieri sera ti sei lasciata stecchetto col toast. The Bobber. Bene, ragazzi. Chiediamo a Ivan se può procedere con la domanda. Non correre troppo. Nel frattempo volevo chiedere a Valerio se fosse pronto per mandarci. Aspetta, Ivan,
Ti do io l'ok per la domanda. Volevo chiedere a Valerio nel frattempo, fra una fermata e l'altra, un capolino e l'altro, se riusciva a prepararmi anche i risultati del gold, del silver, in modo tale che li comunicavamo in diretta live. Ivan, ti avevo detto, ti do io l'ok. Vabbè. Ecco qua. Congratulations, Krilli. Ok, controlliamo quanti mitra ci sono nella categoria del gioco. 1 e 2. 2, 1, 1, 2. Benissimo. Approfitto per far vedere la classifica dell'evento Gara dei Clan. Tac! No, Honor, no party. Did you see Bled? Bandiera, cappello e icona. Bene, qualcuno può contattare Valerio gentilmente? Siamo arrivati quasi a 3 ore di live, ragazzi, non poco. Contattiamo Valerio. Guys, don't forget to hit the like button. Thank you. Raga, non vi dimenticate il mi piace, mi raccomando. Prima di andare a nanna, mettete il mi piace. Grazie. Benissimo, siamo pronti. Vale, sei un amore, Vale. Allora, ragazzi, quindi, categoria gold. Primi in classifica. Ah, vabbè. Ok, Vale, grazie. Io parto dal gold, quindi categoria gold, prima in classifica con 10 partite e 842 punti sono gli Immortals. Secondo in classifica con 10 partite e 838 punti sono i Sexy. Terzo in classifica con 10 partite e 644 punti sono i Jekylls. Quarto in classifica con 10 partite e 599 punti sono i Mordi. Rimangono fuori quindi dal torneo i quinti in classifica con 10 partite e 587 punti, i Mini Executor. Complimenti ragazzi, un abbraccione anche a voi. Come ultima classificata, quindi al posto 6 con 10 partite e 397 punti, rimanendo anch'essa fuori dal torneo, sono gli Old Guys Rule. Un bacione a loro. Per quanto invece riguarda, ragazzi, la categoria Silver, i primi in classifica con 10 partite e 954 punti sono i Wolfpack. Secondo in classifica con 10 partite e 752 punti, scusate, 839 punti sono gli Old Boys. Terzo in classifica
con 10 partite e 752 punti sono i Soul. Quarti in classifica con 10 partite e 628 punti sono gli Eagle Eyes. Rimangono fuori quindi da questo torneo con 10 partite e 497 punti, purtroppo, le nostre Ladies. Un bacione e un abbraccione a loro. Per quanto riguarda invece l'ultimo posto, che comunque rimane fuori anch'esso dal torneo, con 10 partite e 228 punti, sono l'ITV. Un caloroso abbraccio e bacione va anche a loro. Complimenti a tutti. Un abbraccio anche a voi, ragazzi. Bene, quindi la domanda l'abbiamo fatta. La classifica l'abbiamo detta. Ringraziamo Valerio, chiaramente, per i risultati che ci ha fornito qua, seduta stante, in live, direttamente. Grazie, un abbraccione e un bacione anche a lui. Che altro dovevamo fare, Stefano? Il calendario... vi ricordo il calendario, quindi per l'ultima volta, ragazzi. Con oggi abbiamo chiuso la fase a gironi ad eliminazione diretta, quindi ci vedremo settimana prossima, il 2 aprile, martedì, con le semifinali Silver. Poi ci vedremo giovedì 4 aprile con le semifinali Gold, venerdì 5 aprile con finali Silver, finali Gold, terzo posto Silver e terzo posto Gold. Quindi non vi perdete la settimana prossima, che sarà chiaramente la chiusura di questo torneo e proclamerà i vari vincitori a seconda del primo, del secondo e del terzo posto. Passo la parola ai miei colleghi, dopodiché concludo salutandovi. Pronto? Niente, cioè, sì, no, vado io. Allora, ragazzi, innanzitutto, come sempre, vi ringraziamo per essere stati presenti fino all'ultimo minuto. Questa fase del gironi è finita, come ha ricordato il buon Cesare. Settimana prossima caldissima, perché poche squadre, ma davvero, penso saranno partite combattutissime, perché le squadre hanno giocato bene fino a questo momento. E vedremo, siamo tutti in attesa, ovviamente. Ai fratelli di clan italiani auguriamo buona Pasqua, o comunque chiunque la festeggi al di fuori degli italiani. E niente, buonanotte a tutti, ci vediamo martedì, e grazie ancora, ragazzi, grazie ancora davvero, buonanotte. Danilo? Sì, e niente, che dire, ragazzi, spettacolo puro stasera, peccato per le due partite, però per il resto siete stati comunque molto presenti, questo ringraziamo della vostra pazienza. È un bellissimo torneo e adesso arriva proprio nella fase clou, dove i migliori che si sono qualificati se le daranno di santa ragione per vincere questo ambito torneo degli Honor Top Gun. Ragazzi, che dire, complimenti a tutti, siete stati bravi tutti, complimenti alle Ladies, complimenti agli TV e complimenti a tutti quelli che hanno partecipato. Per il resto, una buona notte da Undertaker, ci sentiremo presto per le semifinali e niente, passo la parola al nostro grande Cesarone. Grazie Dani. Niente, che dire, ragazzi, ringrazio ancora una volta tutti i presenti, tutti i partecipanti alla live, e ringrazio i miei colleghi Danilo Undertaker e Stefano Bronson qui in live e in vocal con me. Ringrazio Aschi Valerio per l'ottimo lavoro delle statistiche. Ringrazio Simone Tsunami per
L'egregio lavoro sulle gravi. Ciò sono marciutti, c'è via buccio per pistacchina. Scusami, mia partita, scusami, davvero, non volevo. Sì, momento, scusami. Pensi. Dicevo, ringrazio, esatto. Ringrazio Simone Tsunami per l'ottimo lavoro delle grafiche e anche lui per i vari programmi, i risultati del giorno prima, giorno dopo e quant'altro. Ringrazio Pino, il nostro presidente. Ringrazio tutti i moderatori della chat, Gabo, Air Jordan, Bersek, Alessandro. Ringrazio tutti i player. Ringrazio i ragazzi e le squadre che si sono sia qualificate che non qualificate per il torneo. È stata per voi una grandissima esperienza, secondo me, che insomma vi è servito a molto. Niente ragazzi, che dire, buonanotte a tutti, ci vediamo martedì 2 aprile, ripeto, per le semifinali Silver. Vi auguro buona Pasqua, vi auguro buonanotte a tutti. So guys, that's all for tonight. Happy Easter to all. Good night. And see you Tuesday to April. Okay? Good night. Dance moment, guys. Buonanotte ragazzi. Cesare?